ragazzi, voi da Wake Up Mike 2, dalla vettura da Topolino. Vogliamo entrare nel sottosuolo? Da Blessessor 3. Sì, io devo andare, se volevi. Volare. Questo è mio. Dai, salta. Ma come si salta? Io non capisco come si salta. Sì, so come fare.
Salta, salta! Uffa! Ma che diavolo ci succede? Il vento. Guarda laggiù, un gremlin imprigionato. Andiamo a vedere che possiamo. E facciamo attenzione se ne incontriamo altri durante il viaggio. No! Ho perso, cazzo! Cazzo, mannaggia tua! Ma porca puttana! Guarda laggiù! Un gremlin imprigionato! Andiamo a vedere che possiamo! E facciamo attenzione se ne incontriamo altri durante il viaggio! Ah, vero male che ci siamo salvati, vero male. Grazie per avermi liberato. Mi stavo chiedendo perché le gabbie impediscono il teletrasporto quando c'è stato il terremoto. E così ci sono caduto dentro e sono finito in trappola. Comunque, ti do il benvenuto nel sottosuolo di Male Street. Quando Male Street si è aperta in due, è arrivata la prima ventata d'aria fresca dopo anni. Questo è il lato positivo. Allora, se devi attraversare la voragine, posso rimettere in funzione la mongolfiera. La prima volta è gratis perché mi hai liberato. Poi ti farò pagare. Dopo il terremoto, il carburante è raro. Ecco fatto. Mongolfiera in funzione, se ti servono.
Perfetto, eh? Ora abbiamo tutto. Siamo qui per riparare i proiettori. Puoi dirci cosa è successo? Shh, più vicino. Si direbbe che siano stati distrutti dal terremoto, no? Ma la sottostazione del proiettore principale nelle caverne dell'arcobaleno è crollata prima del terremoto. Aspetta. Molto strano, non è vero? Non so perché. La sottostazione si trova alle caverne dell'arcobaleno, una delle prime attrazioni di rifiuto l'aria. Qui, per arrivarci, bisogna prendere i corridoi da ingegneri in ditta. Li chiamiamo DEC. Se li portiamo a Ostown e chiediamo a Prescott, saprà come vanno male le cose e come arrivare alle caverne. Beh, se volete proprio parlare a quel Prescott, potete accedere al DEC di Mall Street attraverso il cantiere sulla destra della strada. Comunque non si passa a causa del terremoto. Ovviamente c'è un'altra strada attraverso il mulino, ma ha bisogno di riparazioni. Sarò vicino alla statua se volete aiutarmi. Addio! Ci vediamo la prossima volta.